Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura, ci occupiamo dell'emergenza sanitaria. Sono 387 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore nella nostra regione. Si registrano, due decessi recenti. Il bilancio, delle vittime sale a 1610. Le aree più colpite sono ancora una volta quelle del Chietino e del Pescarese, che sono attualmente in zona rossa e lo resteranno fino al termine di questo mese, dove sta dilagando la variante inglese. Nel frattempo spunta un'inchiesta della Procura di Pescara sui dati del contagio. Sentiamo il servizio. Balzo in avanti dei ricoveri in Abruzzo che passano dai 619 di ieri ai 642 di oggi. A preoccupare maggiormente il tasso d'occupazione delle terapie intensive al 40%, a quota 75, molto vicina al numero di 77, picco massimo di fine novembre, dunque ben oltre la soglia d'allerta fissata al 30%. In area medica ci sono 567 pazienti, cioè 21 in più rispetto a ieri, ma in questo caso il tasso d'occupazione resta poco sotto la soglia, al 38% a fronte di un livello di allerta fissato al 40%. I decessi delle ultime ore sono due, ma sono in aumento tutti gli altri indicatori, a partire dagli attualmente positivi e dai nuovi contagiati, più 387 a fronte di oltre 8.800 tamponi fra rapidi e molecolari. Resta difficile la situazione al Covid Hospital di Pescara al completo, per cui è stato necessario riconvertire altre aree del monoblocco principale del nosocomio del capoluogo adriatico. Decine i pazienti già trasferiti in altri ospedali, soprattutto all'Aquila. Nel frattempo, la Procura di Pescara sta indagando sulla crescita esponenziale dei contagi nelle ultime settimane nell'area metropolitana. Per 2 giorni i carabinieri del NAS sono stati in regione a Pescara e all'Aquila, alla ASL e in ospedale per acquisire i verbali delle riunioni delle unità di crisi, gli atti relativi all'emergenza e i dati sui contagi. Il reato ipotizzato sarebbe quello di omissione d'atti d'ufficio. E il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha da poco firmato una ordinanza con la quale si proroga di 7 giorni il termine di scadenza in merito alla didattica a distanza nelle scuole secondarie di secondo grado su tutto il territorio regionale, fermo restando, si legge nell'ordinanza, quanto disposto per le province di Chieti e Pescara. Si ribadisce poi il divieto di assembramento nelle piazze e nei centri storici in prossimità degli esercizi commerciali su tutto il territorio regionale, l'incremento delle attività di monitoraggio e tracciamento, soprattutto in merito alle varianti del SARS-CoV-2. Andiamo avanti con il nostro giornale, adesso ci occupiamo dei vaccini. I consiglieri regionali del Partito Democratico criticano il piano messo in campo dalla Regione, rimarcando che l'Abruzzo è all'ultimo posto per quanto riguarda le dosi somministrate. Il servizio è di Paolo Renzetti. Il Partito Democratico in Regione critica senza se e senza ma la politica vaccinale della Regione Abruzzo, che secondo i consiglieri regionali non sta rispondendo a dovere alle esigenze della popolazione in piena pandemia. I consiglieri del PD hanno dichiarato che il rapporto dosi somministrate popolazione è oggi pari al 4,28%, mentre quelli persone vaccinate popolazione è al 1,55%, dati che collocano la nostra regione all'ultimo posto. Ma noi denunciammo già nel mese di dicembre questa situazione, chiedendo al governo regionale di avere un piano chiaro per quanto riguarda la campagna di vaccinazione. Ad oggi siamo gli ultimi in Italia. Delle dosi che sono state, che sono pervenute alla giunta, al governo regionale, alla regione, alla giunta regionale, soltanto il 64% sono state somministrate, cioè neanche quelle che sono arrivate sono state inoculate. Da qui l'ultimo posto in graduatoria. Non si può giustificare quest'ultimo posto con le considerazioni del presidente Marsiglio, che evidentemente ha sempre altre priorità. Pertanto chiediamo chiarezza per quanto riguarda i tempi e chiusura della prima fase, il piano per quanto riguarda le vaccinazioni della seconda fase, che dovrebbe arrivare al 70% di coperture, che stando ad oggi e ai ritmi della giunta lenta raggiungeremo soltanto nel 2024. Le nostre proposte: il Consiglio regionale del 23 si apra su una relazione del presidente della giunta regionale sul tema vaccini Covid. Secondo punto, chiediamo chiarezza ormai da 2 mesi di avere a disposizione tutto il Consiglio regionale il piano pandemico. 3 accordi.
accordi con le farmacie, accordi con i medici di medicina generale, come hanno fatto altre regioni, per accelerare, avendo a disposizione il numero dei centri vaccinali, il numero dell'esercito dei vaccinatori, ce ne vogliono almeno 10 per ogni centro vaccinale, e la tempistica per arrivare alla copertura del 70% della popolazione abruzzese. E un altro elemento molto significativo è che appena il 50% degli ultraottantenni ha dato l'adesione alla manifestazione di interesse, quindi occorre anche un altro tema, un altro compito, un'altra iniziativa, quella di comunicare la necessità di procedere alla vaccinazione e di dare ampia copertura a partire dagli ultraottantenni. Terminata la prima fase, c'è poi la seconda, quella che dovrebbe appunto raggiungere il 70% della popolazione e della quale noi ad oggi non conosciamo nulla. Al via le vaccinazioni per il personale della scuola e delle università, primo giorno con il siero di AstraZeneca all'Università di Teramo, vaccinazioni che sono state portate avanti all'interno della sala ipogea di Teramo. Le somministrazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni, alta l'adesione alla campagna vaccinale dell'Unite. Vediamo il servizio. Prima giornata di vaccinazione all'Università di Teramo, dove, dopo le manifestazioni di interesse sulla piattaforma regionale, viene somministrato esclusivamente il vaccino AstraZeneca a soggetti fino a 65 anni d'età senza condizioni di rischio. Somministrazioni che proseguiranno anche nei prossimi giorni per il restante personale non residente in Abruzzo. Oggi inizia la campagna vaccinale per le scuole con questa giornata dedicata alla scuola e all'università del personale docente e non docente. Contemporaneamente sul territorio stiamo vaccinando gli ultraottantenni, le forze dell'ordine, insomma devo dire che siamo nel pieno della campagna vaccinale. I vaccini arrivano con una certa continuità, questo ci dà anche un po' più di serenità. Vaccini che, dicono gli esperti, analizzando i dati che arrivano dal campo, funzionano anche in presenza delle varianti. L'ultimo caso di persona infetta con la variante brasiliana, di cui l'istituto ha rilasciato la sequenza qualche giorno fa, era infetto con la variante brasiliana ma non ha mostrato sintomi. Perché? Perché era vaccinato, l'unico in famiglia vaccinato, a differenza dei suoi familiari infetti con sintomatologia. Nelle università abruzzesi, oltre al personale incardinato, potranno vaccinarsi i tirocinanti, i giovani ricercatori, i dottorandi e il personale precario. Tutti sono convinti che bisogna aver paura del coronavirus e non del vaccino, ce l'ha ricordato anche Liliana Segre, a cui va la mia totale solidarietà per i vili attacchi che ha subito. Proseguiamo con la sanità. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari chiede l'impiego di personale sanitario militare nei Covid Hospital e in particolare in quello di Pescara. Consigliere Pettinari, lei chiede l'impiego di personale medico e infermieristico dell'esercito per lavorare negli ospedali Covid della nostra regione. Perché questa richiesta? Sì, in provincia di Pescara stiamo vivendo una emergenza mai vista prima. Purtroppo la situazione è gravissima. Devo constatare il fallimento dell'ospedale Covid, perché l'ospedale Covid è al collasso. Ci avevano messo a credere, quando hanno tagliato il nastro, che avrebbero risolto tutti i problemi della provincia di Pescara con lo ospedale Covid. In questo momento si stanno ricoverando pazienti nell'ospedale pulito, quindi si stanno sporcando reparti puliti. Nel Covid io ho fatto un focus particolare sulla terapia intensiva, abbiamo circa 40 pazienti ricoverati, operano in questo momento 6 medici per turno e 12 infermieri per turno, a fronte delle linee guida regionali che prevedono almeno un medico ogni 4 pazienti e un infermiere ogni 2 pazienti, quindi all'appello mancano 4 medici e 8 infermieri per turno, quindi la situazione è catastrofica e gravissima. Io chiedo all'assessore regionale Viri, al presidente di regione, di chiedere al ministero della difesa l'invio di medici e infermieri militari, perché solo così si può tamponare il problema. Altra cosa importante è che sono stati assunti neo infermieri, stanno operando neo infermieri anche con una formazione non equiparabile agli altri, potete immaginare l'offerta. Non solo, si sta facendo lavorare ancora il personale precario, operatori sociosanitari precari. In una situazione pandemica non possiamo lasciare operare il personale precario, perché devono essere immediatamente stabilizzati. In pronto soccorso l'OBI può contenere 8 posti, abbiamo registrato punte di 30-35 pazienti ammassati in stanze che possono contenere 8 posti. Il personale sta facendo turni massacranti di 12 ore,
E questo non è più concepibile e fattibile, questo è il fallimento della gestione sanitaria da parte del centrodestra e della regione Abruzzo. Si faccia presto, si faccia subito per garantire la tutela ai nostri pazienti e ai nostri ammalati. È stato recuperato il corpo dell'ultimo dei 4 escursionisti dispersi dal 24 di gennaio sul Monte Velino. Si tratta di Gianmarco Degni, 26enne studente di Avezzano. Il ritrovamento è stato effettuato a ridosso della scadenza delle 14:30 entro cui era stato fissato il rinvio delle ricerche per il rischio valanghe. Il recupero si è rivelato più difficile del previsto. Insieme ad una quarantina di soccorritori hanno operato 3 cani molecolari, 2 dei carabinieri ed 1 della Guardia di Finanza. I cani sono stati alternati per la fatica accumulata in un'azione particolarmente dispendiosa alla luce della enorme coltre nevosa e dell'area da perlustrare grande diverse centinaia di metri. Dopo il recupero delle 3 salme che è avvenuto nella mattinata di ieri, dunque c'è stato l'ultimo ritrovamento che conclude così le attività di ricerca che sono iniziate proprio dal 24 di gennaio, il giorno in cui i 4, tutti di Avezzano, erano stati travolti da una valanga. Sul posto, tra gli altri, hanno operato anche i carabinieri del RIM e il reparto interventi montani, che hanno effettuato i rilievi di polizia giudiziaria. Oltre alla Guardia di Finanza, in questi 28 giorni hanno lavorato soccorso alpino, esercito, polizia e tanti volontari che hanno battuto senza sosta l'area molto vasta che è stata più volte luogo di eccezionali nevicate, appunto soccorsi che sono stati complicati anche dal maltempo delle scorse settimane. Ed ora la politica. Partiamo da Giulianova, dove il sindaco Ivan Costantini, eletto con il polo civico dopo aver battuto al ballottaggio il candidato della Lega, da oggi è ufficialmente membro del partito di Matteo Salvini. C'è stata anche questa mattina contestazione in città con alcuni momenti di tensione. Ce li racconta Giuseppe Dintino. Da oggi il sindaco di Giulianova fa parte di un partito e insieme a tutti i quadri del partito si valuterà che cosa è più giusto per la nostra città. Non parliamo di poltrone. Ivan Costantini è salito sul carroccio. Nelle scorse settimane alcuni rumors lo volevano vicino a Fratelli d'Italia, ma le voci sono state smentite ufficialmente questa mattina con il passaggio del sindaco di Giulianova alla Lega. L'onorevole Luigi Deramo, che ha appuntato l'Alberto da Giussano sul petto del primo cittadino, commenta soddisfatto. Credo che una forza politica importante come la Lega, che è prima forza politica in Italia, in Regione Abruzzo e anche a Giulianova, e in particolar modo in questo momento così particolarmente difficile, a causa dell'emergenza sanitaria, occupazionale ed economica, ecco, un partito responsabile deve governare, deve compartecipare a governare bene una città. Costantini è stato membro di Forza Italia fino al 2019, anno in cui lasciò il partito di Berlusconi per candidarsi a sindaco con 6 liste civiche. Vinse al ballottaggio, dopo un lungo testa a testa, proprio contro il candidato leghista, Pietro Tribuiani, in una campagna elettorale che si consumò negli attacchi reciproci tra il polo civico e i partiti tradizionali, primo fra tutti quello di Matteo Salvini. «Ho sempre avuto il cuore da questo lato del campo», ha detto il sindaco in conferenza stampa. Tribuiani in questi giorni ha parlato di opportunismo e inganno, attaccando la Lega Abruzzo, capitanata da Deramo. Ma la Lega non espelle nessuno, la posizione della Lega è quella in questo momento molto chiara, esprimiamo il sindaco, siamo in maggioranza, chi non condivide questa scelta può fare le scelte che ritiene più opportune. Tribuiani si è però detto disposto a sostenere Costantini se verranno accolte alcune richieste, prima tra tutte la liquidazione della società in house del comune, la Giulianova Patrimonio. Ma dal sindaco è giunto un secco no. Beh, questo io ho qualche perplessità perché 40 famiglie a casa non le mando. Intanto Giulianova è stata blindata con la chiamata a raccolta della celere. Nei giorni scorsi striscioni di contestazione in città e questa mattina la manifestazione. Ivan Costantini ha tradito la città intera. Ivan Costantini ha vinto per una manciata di voti, ha avuto anche voti da parte della sinistra appunto per non far andare la Lega a governare questa città. Si è rivelato alla fine un burattino, un falso, perché è così che lo possiamo chiamare. Lui ha fatto tutta una propaganda contro la Lega nella sua campagna elettorale e alla fine niente, diciamo che è passato con il nemico. Gli avranno promesso qualcosa, ma quello che gli hanno promesso noi non lo possiamo sapere, anche perché da quando lui sta al comune
nella maggior parte degli enti pubblici comunali e a lavorare ci ha messo i suoi amici, e questo è un dato di fatto. Sono gli anarchici, semplicizza il primo cittadino. Come è successo a Roma, anche a Giulianova le contrapposizioni politiche espresse tramite il voto devono essere pacificate. Mi dispiace in un momento particolare dove c'è una pacificazione della politica a livello nazionale, dove tutti i partiti sono convogliati per dare delle risposte in un momento così importante, mi dispiace dover vedere e constatare che ci sono delle forze, soprattutto anarchiche, che in questo momento contestano chi sta cercando di rafforzare la posizione della mia città nei confronti di un palcoscenico molto più ampio. Proseguiamo con la politica. Il senatore del Partito Democratico ed ex governatore della regione Luciano D'Alfonso è il primo firmatario di un disegno di legge per quanto riguarda la riforma e la razionalizzazione della pubblica amministrazione. Vediamo. Il senatore Luciano D'Alfonso, presidente della sesta commissione finanze e tesoro del Senato, questa mattina a Pescara ha presentato il disegno di legge a sua prima firma sulla riforma della decisione pubblica e il procedimento amministrativo. All'evento informativo con la stampa hanno partecipato anche in via telematica il professor Giacinto Della Cananea, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università Bocconi di Milano, il professor Salvatore Cimini, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Teramo, e la senatrice Valeria Valente, relatrice in Commissione Affari Costituzionali del disegno di legge. Ci sono quattro elementi innovativi per questo disegno di legge a mia prima firma concernente la riforma della decisione pubblica e del procedimento amministrativo. 1. Come si accede alla pubblica amministrazione? A parte la lunga collana di Sant'Antonio riguardante i tempi di un concorso pubblico, si accede alla pubblica amministrazione a tempo, esaltando il profilo curriculare, le attività fatte nel pubblico e nel privato e anche nell'università, e attraverso questa comparazione di curriculum sul piano delle esperienze fatte poi si fa un colloquio e si accede a tempo nella pubblica amministrazione. L'oralità amministrativa entra all'interno della struttura della decisione, come è giusto che sia e come accade nelle tradizioni tedesche, come accade nella tradizione della regione urbana di Bruxelles. Io imprenditore vado a parlare col sindaco, quel colloquio radica un procedimento decisionale. Su questo in Italia eravamo all'anno zero, dobbiamo insediare questa rivoluzione che è anche culturale. I fondi del recovery, se non avranno questo allineamento modernizzato del rapporto tra il procedimento amministrativo e le risorse finanziarie, non produrranno risultati. Non nasceranno le trasformazioni strutturali e infrastrutturali che l'economia si attende per rendere l'Italia competitiva sul piano internazionale. Noi abbiamo 70 mesi per individuare nel dettaglio i progetti, per attivare le procedure, per cantierare scegliendo i contraenti, per mettere in esecuzione produttiva i cantieri, per fare le contabilità e per fare le rendicontazioni. In 70 mesi, 209 miliardi di euro, con questa dotazione normativa non ce la faremo. Ecco perché mi sono fatto carico di fare questa proposta. Siamo allo sport, calcio di B. Dopo il pareggio di Frosinone, parzialmente soddisfatto il direttore sportivo del Pescara Antonio Bocchetti, che spiega anche quali saranno i concetti di gioco del nuovo allenatore Grassadonia. Direttore, partiamo dalla fine, da questo risultato, un punto di speranza, però la vittoria sarebbe stata tutta un'altra cosa. Certo, dovevamo fare qualcosa di più per vincere la partita. Però dobbiamo capire anche che l'allenatore è arrivato da pochi giorni, e ci sono dei concetti totalmente diversi da prima, quindi bisogna capire come vuole giocare l'allenatore. È un buon punto, sì, però potevamo sfruttare meglio la palla di Odegaard, e stavamo parlando comunque di una vittoria preziosissima. Quell'occasione grida un po' vendetta, senza ovviamente voler gettare la croce addosso a questo giocatore, però lì davanti, senza Seter, Giannetti ancora indisponibile, si fa fatica ad andare a concludere a rete. Beh, non è questione di uomini, è questione di come arrivi ad attaccare gli avversari. Normale, affrontavamo una squadra molto forte, molto compatta, con dei giocatori importanti,
è una squadra che lavora insieme da un paio d'anni, quindi venendo qui e cercando di fare qualcosa di diverso è stato un buon segnale, che non basta per vincere la partita, però diciamo che l'occasione d'oro l'abbiamo avuta noi e non loro. Si è visto questa sera, direttore, un Pescara essenziale, avete corso pochissimi rischi, è vero che non ci sono state grandissime occasioni al di là di quella clamorosa di Odgaard, per molti tratti di gara si è vista anche una squadra aggressiva che insomma ha cercato di fare pressione sull'avversario. Sì, abbiamo preparato comunque la partita un pochettino diversamente, cioè volevamo alzare un pochettino più il baricentro per cercare di pressare un po' più avanti, però loro hanno qualità e quindi ci hanno fatto abbassare tante volte. Siamo stati bravi dopo la prima parte del secondo tempo ad uscire bene, abbiamo avuto qualche occasione, anche quello con Machin, con il colpo di tacco poteva tirare in porta, però dobbiamo avere un pochettino più di coraggio e dobbiamo capire un pochettino meglio cosa vuole l'allenatore. La nota stonata di questa sera è il nuovo infortunio di Drudi, non so se avete già... No, è stato secondo me un problema di crampi, secondo me il ragazzo viene da 2 mesi, 3 mesi di inattività, quindi sapevamo che comunque ci doveva essere forse una staffetta. Quali sono le caratteristiche di Grassadonia? Insomma, perché l'avete scelto? E Bocchetti a Pagani è stato a fianco di Grassadonia, giocatore e poi direttore sportivo con Grassadonia. Misa ama soprattutto palleggiare da dietro, cercare di fare superiore numerica, ha delle idee precise che si devono applicare poi in campo. È normale che in una settimana qualcosina si è visto, soprattutto nella costruzione da dietro. Abbiamo rischiato qualcosa in più perché lui non vuole che si getta la palla in avanti, però qualche volta loro pressavano bene e quindi la seconda palla era importante sfruttarla meglio. Bisogna solo lavorare in questo momento qua e dare tempo alla squadra, all'allenatore di capire cosa vuole. Adesso la Serie C, domani alle 17.30 il Teramo giocherà a Castellammare contro la Juve Stabia con la direzione affidata a Tremolada di Monza. Oltre Mungo, Lasic e Minelli mancheranno anche Birligea, out per 15 giorni, e Di Matteo fuori per 45 giorni, due calciatori che si sono infortunati contro il Potenza. Rientrano invece Piacentini e Vitturini, convocato Soprano anche se non è al 100%. Il Teramo arriva all'appuntamento avendo per la prima volta sul groppone due sconfitte consecutive. Il tecnico Paci confida in un pronto riscatto della sua squadra. Lo ascoltiamo. Di dare un segnale dopo questa sconfitta, perché è stata una partita in cui potevamo far di più e questo onestamente mi ha un po' toccato, perché la nostra squadra anche nelle sconfitte aveva sempre dimostrato grande carattere, anche nella sconfitta di Caserta. Purtroppo abbiamo un po' pagato le ingenuità di Caserta, perché giocare con una difesa totalmente nuova è stato un problema, è stata anche una sfortuna. E quindi i miei pensieri sono quelli di voler venire fuori da questa sconfitta e cercare di tirare fuori il massimo come sempre. Ma guarda, spero di vedere una reazione da parte dei ragazzi che non ci stanno all'ultima prestazione. Spero di vedere una reazione da parte dei giocatori che comunque hanno commesso un'ingenuità a Caserta e hanno compromesso anche la seconda partita. Spero di vedere una reazione caratteriale. Spero di vedere il fuoco, spero di vedere incendiare i polmoni a fine partita che non ne hanno più, spero di vedere i giocatori dar tutto. Questa è la mia speranza, ma sono anche convinto di questo, perché se conosco bene i miei ragazzi domani non la daranno vinta. Giochiamo contro una squadra secondo me organizzata e ben allenata, che rispetto all'andata ha cambiato il modulo, ma soprattutto ha cambiato molti interpreti, forse 4-5 giocatori rispetto all'andata, ma l'interpretazione della gara è la stessa. È una squadra che giocherà, è una squadra di possesso che vuole tenere la palla, che vuole controllare il gioco, è una squadra forte e sarà una bella partita, difficile, ma sarà anche difficile per loro, di questo ne sono convinto. Quanto hanno inciso alcune vicende extracampo di cui stiamo parlando, ovvero vicenda Piacentini, vicenda Diachité, vicende rinnovi, calciomercato, insomma, qual è il tuo punto di vista rispetto a queste situazioni? Beh, aggiungerei anche il fatto che siamo molto giovani in campo. Domenica siamo partiti con 5 under e abbiamo finito con 7 under.
e questa è una cosa che in questo girone così difficile influisce inevitabilmente. Sono tutti aspetti che comunque contano, perché quando hai l'ambiente totalmente concentrato e unito riesci a dare il massimo. A volte queste distrazioni esterne che ci sono state non ci hanno permesso di dare il massimo, ma questo credo che faccia parte, queste difficoltà sono per noi ma sono anche per le altre squadre. Nell'anticipo di Serie D finisce 0-0 all'Aragona tra Vastese e Rieti, una sola grande emozione, cioè la traversa dei padroni di casa colpita da Martiniello nel contesto di una gara tattica e noiosa. La squadra di D'Addario manca così l'opportunità di effettuare il sorpasso ai danni dei laziali. Jacopo Forcella. La Vastese si ferma ad una traversa dalla vittoria contro il Rieti e il lob di Martiniello ad interrompere gli sbadigli in 95 minuti noiosi con pochissime emozioni con due squadre tatticamente ben messe in campo che col pareggio proseguono la scia dei risultati positivi. Quelli della Vastese salgono ad 8 compresi i recuperi, ma l'operazione sorpasso ai reatini è mancata perché nel primo tempo il 4-3-1-2 con Martinez dietro Mamona e Franzese non dà i frutti sperati. La squadra di Campolo si chiude bene e la sola girata del numero 11 è troppo poco per sperare di poter sbloccare il match. Qualche calcio piazzato battuto male e la prima frazione va in archivio senza che nessuno la possa rimpiangere. D'Addario nella ripresa toglie Franzese per Martiniello, Diarra di testa al 60° batte centralmente col tecnico di casa che richiama anche Martinez per Fermo e Obodo per Meola e con un cliché che non cambia almeno fino agli ultimi 10 minuti, perché al minuto 81 Martiniello si presenta davanti a Saglietti e invece che di potenza prova il pallonetto che sembra vincente, ma si stampa sulla traversa e torna in campo. Sempre il numero 20 all'85° strozza troppo il diagonale Mancino servito da Meola, sfera al lato, e dopo aver mancato due opportunità il Rieti si affaccia con i nuovi entrati Tirelli e Tuncara che costruiscono il servizio per la stoccata fuori di poco di Marchi. Ultima emozione ancora con la girata ad altissimo coefficiente di Martiniello che Saglietti guarda uscire al lato. Finisce 0-0 e per la Vastese un altro passo in attesa dello scontro di mercoledì al Fadini di Giulianova. Per il Rieti, 0 gol fatti e 0 subiti negli ultimi 180 minuti e tra 4 giorni al Gudini arriva il notaresco. E adesso andiamo a vedere il resto della giornata della Serie D di Girone F. Domani alle 14.30 la capolista Castelnuovo riceverà il Fiuggi, mentre il Giulianova sarà in trasferta a Vasto Girardi, potendo contare su uno degli ultimi innesti, il centravanti Cesario. Il servizio di Andrea Costa. Con l'anticipo odierno tra Vastese e Rieti e a causa del rinvio del derby tra Notaresco e Pineto, sono solo due le squadre abruzzesi impegnate in Serie D. Domani, nella prima giornata di ritorno, Castelnuovo e Giulianova, proprio le due squadre che una settimana fa si sono sfidate in un match più equilibrato di quanto abbia detto il 5-1 finale per i neroverdi di Guido Di Fabio. Proprio Castelnuovo, autentica rivelazione del campionato, vuole continuare a impressionare e domani riceverà il Fiuggi, squadra partita con discrete ambizioni ma che si è un po' persa nel corso del girone di andata ed ora è reduce da due sconfitte consecutive con Campobasso e nel recupero di Recanati, mentre domenica è rimasta a riposo forzato per il maltempo. Il Castelnuovo ha mantenuto la vetta a causa dell'inopinato rovescio del Campobasso a Tolentino, anche se i lupi hanno altre due gare da recuperare. Il match col Fiuggi è un punto di ripartenza per la matricola del Vomano, continuare a fare bene senza voli pindarici. Beh, una grande stagione al di sopra delle aspettative, pur coscienti che avevamo e abbiamo una buona squadra, quindi complimenti a loro, complimenti allo staff tecnico. Ecco, da qui al proseguo del campionato appunto, che cosa c'è da aspettarsi in casa Castelnuovo? No, noi domenicalmente fare più punti possibili e poi vedere dove arriviamo. A Vasto Girardi il Giulianova cerca riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa, la sensazione però è che il tecnico Bitetto abbia ben inquadrato la squadra in poco tempo. Col Monte Giorgio ha vinto una gara importante, a Castelnuovo le tante assenze in difesa e l'infortunio dell'unico centravanti, Padovani Selin, hanno inciso molto. In terra molisana però ci saranno i recuperi fondamentali di Caso in difesa, pronto ad affiancare Ferrini e il neacquisto Galli, e di Danna a centrocampo, il quale avrà ai suoi fianchi De Cerchio e Massetti. In settimana la rossa è stata ulteriormente implementata con gli innesti degli attaccanti Michele Cesario dal Notaresco, per lui si tratta di un ritorno, l'uruguaiano Ignacio Flores dal Poggibonsi e del portiere under classe 2000 Enrico Mora dal Lentigione. Cesario guiderà subito l'attacco giallorosso al Ditella, dove i
il Vasto Girardi vorrà riscattare il passo falso interno nel recupero col Matese di mercoledì. Come detto, salta l'atteso derby tra Notaresco e Pineto per i 7 casi di positività nel gruppo squadra pinetese. Già disposto anche il rinvio di Pineto Castelnuovo di mercoledì. Slitta il debutto in panchina del neotecnico Marco Pomante, mentre prosegue il processo di ristrutturazione dell'organico da parte del presidente Brocco. In settimana annunciati gli innesti dei centrocampisti Filippo Baldinini ed Enzo Galeano, quest'ultimo uruguaiano che potrebbe in futuro entrare in orbita pescara. In realtà mi parlano molto bene di Pineto, che è un club molto interessante e molto ordinato. Per me, che io vengo da Uruguay, questa è una delle opportunità più importanti della che uno sogna come uruguayo, perché noi veniamo da un paese nel quale non sobran le opportunità. Preferì Pineto perché realmente mi pareció una gran opportunità, come un salto in mia carriera. Así que está, lo affronto come tal e affronto la responsabilità che significa. Prima di chiudere, una notizia di calcio a 5, colpo della Color Max Pescara in trasferta, pur senza Dudu e Spugna Avellino, 5-6 finisce la partita sul quotato Sandro Abate, ora è solo a meno 2 dalla salvezza. I gol, tripletta di Leandro, uno a testa di Eric, Robert e Ferraioli. Si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito. I nostri servizi sono on demand sulle piattaforme online, su YouTube, sul sito tv6.it, sui nostri social. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi.